Aspetti, cari, mi conto, Cristo Don Dio, ma non sono un parlamentare del 5 Stelle, no? Ma capisci, dovrei contare tutto quanto. Allora, a questo punto, dove li mando? Dove li mando a pranzare? Che lo baro qua, perché a me non mi costa poco. Così. Dal forno? Dal forno qua, è anche buono, però voglio dire, cioè, non so, si possiamo continuare così. A te ha fatto dei problemi? No, certo. Ma sì, guarda, quando avrò un lavoro che prima non dicevo. Ma non fanno. Pensa che questo dovrà arrivare dal Perù. Dal Perù? Dal Perù. Ma che ce ne facciamo? Ma scusa un attimo, ma che ce ne facciamo detto di me? Ma che non so, dal Perù dovrà. Ieri pomeriggio ho accompagnato una ragazza ad un provino teatrale. Avete presente Piazza della Repubblica, Piazza Isedra? C'è il McDonald's, lì su c'è uno studio. Insomma, arriviamo, ci vediamo alla fermata dell'autobus perché io non ho la macchina. Arriviamo sul provino, era per una sitcom, Vento d'estate, Vento d'autunno, adesso non ricordo bene. A un certo punto la ragazza inizia a recitare l'Edipo Re. Hai fatto recitare l'Edipo Re? Cioè tu, fammi capire, Arpino, hai portato questa ragazza a un provino per la televisione e gli hai fatto recitare l'Edipo Re? Gli ho fatto recitare l'Edipo Re. Chi è medico qua? No, perché hai bisogno di farmaci. È un bel pezzo, le dico io. Beh, ho capito che è un bel pezzo, può essere anche un pezzo di torta, un pezzo di merda, non so, non mi interessa quello che ti sto dicendo, è un consiglio d'amico, Arpino. Cioè, io lavoro per 40 anni, ho lavorato per 40 anni in questo settore, tu mi devi dare ragione, mi devi assecondare, cioè se ti dico che... Non è una roba per te, non è una roba per te. E poi anche se gli fai recitare le dipore, tu devi sentirti un po' chioccia nei confronti di questi attori che porti ai provini. Devi essere un po' direttrice d'orchestra o direttore d'orchestra, un po' chioccia, un po' chioccio, qualunque cosa. Devi però stare dietro come se fossi un padre putativo. Dico bene, Zanotti? Dico benissimo. Cioè, parlami con Zanotti, che lui è uno del mestiere. Cioè, lui, capisci, è anche uno del mestiere. Puoi dare il tuo consiglio a questo qua, questo Arpino, mio collega, non sa lavorare. Non so piazzare attori, io faccio questo mestiere da 40 anni, lui è così, poverino, cioè, gli scende la lacrima un po', non voglio dire che, insomma, anche degli esami medici, ma, insomma. Cioè, l'Edipo Re, allora, tu gli fai la recitare l'Edipo Re, capisci? L'Edipo Re è un pezzo, devi ponderare parola per parola, Pino, ponderare parola per parola. Che pezzo gli hai fatto recitare dell'Edipo Re? Dove sei quello quando si viene la Giocasta? Esatto. Allora, per esempio, sì, quello. Lo fai per prima cosa, no, guarda bene la telecamera, un provino per cinema, non guardare sempre, sì. amica, poi vedi, c'è sempre l'operatore dietro, non quindi amica, digli al tuo attore, amica sempre anche all'operatore, no? Perché fagli capire che comunque va tutto bene. Poi pondera le parole e di pure. Mio padre. Vedi, crei un ambiente di ascolto. Polibo di Corinto, che si senta bene, cioè l'ha buttata via o... Polibo di Corinto. Mia madre è Merope, mi aspetti di vedere nei sguardi loro nella telecamera, cioè sguardi umani o telecamera che cammica e sorride anche a lei. Mio padre è Polibo di Corinto, mia madre è Merope. Io ho sempre vissuto a Corinto, quel sempre è proprio un dato di fatto, non lo devi recitare. Un giorno quando ero ancora ragazzo, un ubriaco mi dà del bimbo adottato, a me. Io allora cosa faccio? Corro da mio padre e mia madre per fare a loro domande sulla mia nascita. E loro mi dicono che sono solamente delle maldicenze, vedi? Stanno seguendo. Allora tu devi dire ai tuoi attori, hai capito il trucco? Adesso che hai creato il clima d'attesa, sali di tono, di ritmo, di volume. Non è chiaro, ti incisti, senti l'urgenza, no? Fagli vedere dei video dei vecchi spettacoli di Beppe Grillo, per esempio. Cioè, sentire l'urgenza, no? Allora corro da un sensitivo di Treviso a fare a lui domande sulla mia nascita. Lui mi dice che sono solamente delle maldicenze, pure quelle, ma mi rivela una sorte terribile a mio Edipo. Mi dice che sarebbe stato il mio destino andare a letto con mia madre a uccidere mio padre con queste mani. Allora io cosa faccio una volta che torno a Corinto? Faccio le valigie e me ne vado via, perché non volevo che questa maledetta situazione si avverasse. E mi trovavo lì all'incrocio dove tu dici, Giocasta, delle tre vie della banchisa, dove Laio fu assassinato, stava passando un auto blu. Senti l'auto blu, no? E qua senti tutto, devi dire al tuo attore, sentire proprio l'auto blu, sentire qua, metodo Strasberg, proprio sentire un auto blu. L'auto blu inchioda pochi centimetri da me, le persone che erano nell'auto blu, che sono quelle della scorta, scendono per insultarmi, e io lo sai come sono fatto, Giocasta, non ci penso 5 minuti, tiro fuori il ferro e li ammazzo tutti quanti come cani. Poi ricordo che c'era un vecchio, c'era un maledetto vecchio che continuava a inveire contro di me, io tiro fuori il ferro e lo ammazzo pure a lui.
pausa giacobiana. Sguardo, rimando, amico. Era Gianni Agnelli, l'uomo che ho ucciso. Vedi? Sei grato, lo ascolto. Ma se tu non dici queste cose ai tuoi attori, finisci che ti sbattono fuori dall'ufficio a calci in culo. Devi dare retta a me. Duratevi bene le orecchie. Posso avere la vostra attenzione? Sì, parlava anche di questo. No, fatemi capire che cavolo di problema avete qui dentro. La tua moglie è scappata con un ballerino dello Sri Lanka? La tua squadra del cuore l'ho già perso. Mettetevi a posto, qui sta in piedi chi riesce a scritturare gli attori. Mi hai preso per un pagliaccio? Non so chi sia. Io rappresento Master and Puppet e sono venuto qui perché fate schifo. Tu sei Leandro? Sì. Tira tutto in agente per attori in testa di cazzo. Vabbè, io vi saluto. Tanti saluti, amico! Perché la buona notizia è che siete tutti sollevati dai vostri incarichi, Dio piacendo. La pessima è che avete una settimana per riconquistare il posto di lavoro, a partire da adesso. Dagli auguri che riuscirete a mettere sotto contratto ora. Adesso fate attenzione, vero? Abbiamo aggiunto dei nuovi premi alla gara di questo mese. Al primo in classifica spetta una bella Fiat 500 per un tuo personaggio di caricoglioni a famiglia Agnelli e un bel viaggio a Berlino. Vuoi sapere qual è il secondo premio? È un tostapane! Il terzo è il licenziamento. Tu ridi ancora? Vi danno gli attori. Ma stare papi si sono fatti in quattro per farmi arrivare in scuderia, quindi vedete loro di procurare un lavoro. Pubblicità, t-show, reality show, qualunque cosa. Ma se non riuscite a farli lavorare, se riuscite a scritturarli manco in parrocchia, se siete delle teste di cazzo, sarete insani. Perché siete licenziati. Ma che ci date voi? Non sono attori, sono dei cani. Sei tu che sei un cane. Io questo lavoro lo faccio da 10 anni. Dai, come ti chiami? Un paio di palle. Ecco come mi chiamo. E lo sai perché, Allocco? Tu sei venuto qui in bicicletta con il mezzo pubblico, mentre io ci sono venuto con il SUV. Ecco come mi chiamo. Mentre tu ti chiami pessimo agente. Non sai fare questo lavoro? Beh, allora sfogati con lo psicologo, perché l'unica cosa che conta qui dentro è mettere gli attori sotto contratto. Le produzioni non chiamerebbero se non avessero bisogno di attori. E voi che cosa fate qui dentro? Dormite! Senti, se sei uno con le palle, se sei così bravo nel tuo mestiere, guardate. Oltretutto c'è una polvere oggi allucinante. Se sei così bravo nel tuo mestiere, perché vieni a perdere tempo con un branco di incapaci come noi? Lo dico proprio, guarda. La vedi questa cravatta? No, dico, la vedi questa cravatta? Questa cravatta vale più della tua casa. Ecco chi sono io. Mentre tu non sei niente. Io ho messo sotto contratto 35 attori l'anno scorso, tu quanti? Capisci bello? Hai coscienza politica, buon per te. Pensi che il mondo sia ingiusto? Sfogati con Beppe Grillo. Vi sentite umiliati? E non vi sentite umiliati a lavorare così male? Io vorrei uscire fuori di qui a Piazza Oratorio in un reality show nel giro di 15 minuti, mentre voi state qui a tirarvi le sedie. Ah sì? Ah sì, è così che lo fai il tuo lavoro? Eh? Bofonchiando? Su una sedia seduto? Ma quant'è che lo metti sotto contratto un attore, Leandro, eh? Già ti vedo tra qualche anno, in un centro anziani, a lamentarti di com'era duro questo lavoro, eh sì? Vi danno i nominativi. I nuovi nominativi. Questi sono i nominativi degli attori usciti fuori dalla sigla, amico. Questa è manna dal cielo. Ma dalla voi adesso e vi vorrei budgetare nel cesso. Questi li avrà solamente chi comincia a scritturare gli attori che ora sono in scuderia.
mossa, perché sono venuto qui? Sono venuto qui perché Master and Puppet me l'hanno chiesto per favore. Ma il vero favore se lo fanno se mi sbattono a calci il culo fuori da qui! Buona giornata e buon lavoro. Bene, la vostra sermone è finita. Due nominativi a te e due anche a te. Vabbè, io faccio stato al bar, al primo compagno. Senti, stavo scherzando con la storia del licenziamento, sono sicuro che stava bene. Guardiamo al bar, andiamo. Non metteteci le radici. Senti, tu preoccupati degli affari tuoi. Anzi, spiegami dove cazzo sta Renna, eh? Solo perché il primo in quella classifica di merda ha diritto di esortare le riunioni. Torna a piazzare a Torino, anche tu vedrai che non ci saranno più riunioni. E già che vai al bar, prendimi un caffè. Corretto, Sambuca. Strozzo. Senti, John, mi li hai già dati questi attori, non riesco a farli lavorare, sono degli attori di merda, dammi gli attori buoni, perché non mi dai quelli buoni? Senti, John, ascoltami. John, ti devo parlare, puoi venire qua, puoi degnarti. Senti, gli attori che sono usciti dalla Silvio D'Amico, li dai a Renna, d'accordo, è l'unico che ultimamente riesce a lavorare bene, uno che ha mestiere, d'accordo. John, quello che sto cercando di farti capire è che non c'è solamente Renna qua dentro in questa agenzia che lavora e che lavora bene. Io lavoro per Master and Puppet da quanto? 40 anni. Io faccio piazzare attori per Master and Puppet da quando Michael Jackson era ancora negro. Cerca di venirmi incontro, dammi una mano. Ma cosa ti costa? Dagli a me i nominativi che sono usciti dalla Silvio D'Amico. Quelli te li piazzo proprio di quello che ti garantirebbe Renna. Leandro, fammi ricordare. L'ultima volta che hai piazzato un attore, Macaulay Culkin aveva appena finito le riprese di Mamma, ho perso l'aereo. Ti stai afflosciando, Leandro. Nonostante ti siano capitati due ottimi attori. Due ottimi attori di chi parli? Di Paolo Egidio e Franco. Egidio e Nardozzi, me li chiami ottimi attori, ma dai, li hai visti sul palco, bisogna insegnare loro come si regge l'uccello quando si orina. Sono troppo manierati, sono troppo barocchi, sono impostati, riescono a essere drammatici anche nelle pause, nelle virgole. Senti, John, il fatto è che continuamente io ho notato una cosa empirica. Non riesco a far lavorare i miei attori. Perché? Perché tu mi dai solamente dei nomi pessimi, degli attori cani. E secondo me c'è solo un motivo del perché tu mi dai cani. Pensi che sia io il cane? Penso che tu sia un cane, sì! Ed è la peggior specie. I chihuahua di Paola Barale. Quello sei. Senti, John, prendi per esempio quella tale, come si chiamava, che mi hai dato tu? Federica? Federica, sì, Federica Mastrantonio, no? Me lo garantisci tu, sembra un tipo a posto, un'ottima attrice, bella presenza, buona cultura, ha fatto una delle scuole di recitazione più care, quelle dove paghi 5.000 euro al mese diretta, d'accordo, allora io cosa faccio? Le organizzo un provino su parte, e quella è il giorno del provino, per la paura si fa la sciolta nei calzoni, e dimentica la parte a memoria, blackout totale, poi chiama i genitori, e i genitori arrabbiati cosa fanno? Danno la colpa a me, danno la colpa a me che mi faccio un quadro per cercare di illustrare le strade dei miei attori, quelli delle produzioni. Non ti stanno ad aspettare, d'accordo? Non hanno tempo da perdere. Ma cosa perdo tempo con te? Tu non sei nulla, nulla. Senti, questi sono affari tuoi. Sì, sono affari miei. John, fai così il tuo lavoro, eh? Già tanto te cosa te ne frega? Nessuno lo tocca il tuo stipendio. Se noi non riusciamo a lavorare, la reputazione, il posto di lavoro lo perdiamo, andiamo a ingrossare il rum degli esodati. Ma a te non ti tocca nessuno, raccomandato di merda. Vado a comprare il pane. Ecco, vai, vai, che ti vada di traverso. John, aspetta, John. Tu mi fai urlare per niente. Ma perché non ci veniamo incontro, dai? Vieni qua, John. Ho una proposta da farti. John, vieni. Senti, io ho un grosso problema personale, non sto scherzando. Tu mi devi dare una mano. Non puoi continuare a darmi solamente gli attori di teatro, quelli non se li caga nessuno. Dammi qualcuno che abbia già fatto una posa in una sitcom, o una pubblicità, una qualunque. Il pubblico vuole i volti, non vuole gli attori, quelli non se li cura nessuno. Senti, John, se tu mi dai qualche volto, perché io so che tu l'hai nel cassetto, io ti do il 20% su ogni attore che riesco a mettere sotto contratto. Il 30%. Sei un gran bastardo. No, d'accordo. Il 30. Anticipato. Come sarebbe a dire, John? Nel caso tu non riuscissi a scritturare. Senti, John, io adesso non muovo. Forse non hai capito. Se dalla direzione vengono a scoprire che ho dato dei nominativi che non erano destinati a te, a me mi sbattono sulla strada. Quindi fuori soldi o fuori dai. Senti, io, John, ho più esperienza di te in questo lavoro. Se io ti dico il 20, tu rilanci. John, è andata d'accordo. John!
Mamadou Diouma. Questo posso farlo, da qua, fa vedere. Pileggi, Matteo Pileggi, me l'hai già dato questo cane qua. Prendere o lasciare, sì, detta le regole tu in questo ufficio, bravo, complimenti, detta le regole. La verità, John, è che tu non sai niente della vita, niente. I propinatori che si mandano a memoria tragedie in due battute di Achille Campanile, poi per eccesso di metodo Strasberg si dimenticano tutte e due le battute, anzi tutte e tre, anche se le battute sono solo due. Vedi pure Zanotti, a seconda, perché la pensa come me. E o non è un pezzo di merda lavorare con gente come te, ma lasciamo stare. E pensare che io giusto 2 mesi fa potevo chiamare Master Puppet e farti licenziare perché avevo la forfora che mi grattava il cuoio capelluto, ma pensavo no, John non fa così perché è un ragazzo sensibile, stronzate, sei solo un bastardo, sei sporco di merda al mento, talmente le chi il culo in direzione, e la fammi andare prima che ti metta le mani in faccia. Cialtroni, sono dei farabutti. Trattarci come delle pezze da come degli strofinati. Ma dopo tutto quello che abbiamo dato per l'azienda? Cioè, dopo tutto quello che abbiamo dato per l'azienda? Ma che cosa credono? Che siamo Mago Zurlì? O il Mago Silva? Ma dai, tutti gli attori del sottobosco li fanno arrivare nella nostra succursale. Hai ragione, amico, veramente. Quelle gente impiazzabile, sono amatoriali, recitano come in parrocchia, 7 andamenti tonali in una sola parola, Cristo Santo. Sembra di sentire il doppiaggio di Yogi e Boo. Ma mica possiamo fare miracoli con questa gente. Che cosa siamo, Gesù Cristo? Se ci affidano degli attori che non lavorerebbero neanche se raccomandati 70 volte 7. Ma ti ricordi l'anno scorso, mi pare che fosse novembre, che Vagliante è piombato in ufficio con un sorriso tra i tassidenti, te lo ricordi? Che è arrivato, che finalmente ci dice che è arrivata l'occasione della nostra vita. E allora io che cosa penso? Che magari ci danno degli attori con controcoglioni, quelli usciti dalla sigla d'amico. E questa volta si fanno i soldi veri. E invece? E invece cos'erano? Si trattava di attori che avevano vinto un importante concorso, il premio isterico. Di ogni roba che non se la fila nessuno, neanche se vai in Antartide. Ma poi dove li vanno a trovare certi attori? Io me lo chiedo proprio. Ma guarda, ma nemmeno se ti impegnassi riusciresti a rimediare gli italiani in tale caso. Sono maniati, sono impostati. Sono troppo mole, zero energia, zero linfa vitale. Gente che fa questo mestiere per poterlo raccontare al bar, filodrammatici del cazzo. Guarda, l'altro anno ho bruciato una di loro a un provino. Me lo ricordo come se fosse ieri. Arriviamo lì, quella si mette con il foglio in mano. A un certo punto comincia a rigidirsi come se ti stesse scappando il berlone da dietro. Che cazzo fai, gli dico? Eh no, perché io devo concentrarmi secondo i dettami del metodo Strasberg, sai, perché altrimenti non riesco a emozionarmi, non riesco a recitare, gli attorno. Sentivo solo sorrisi della gente. A un certo punto la segretaria, credendo che il mio cliente stesse male, gli ha portato un bicchiere d'acqua e zucchero. Voleva addirittura misurargli la pressione perché si era il caso che fosse anche un'infermiera. Ecco, questi non sono degli attori, sono dei malati di mente. Hai ragione, io ti capisco. Però la colpa non è loro. La colpa è dei loro insegnanti che si fanno pagare fior fior di euro per sparargli delle stronzate, delle cazzate, capisci? La mettono giù pesante, il teatro è verità, il teatro è sofferenza, ma vaffanculo. A me è capitata la stessa identica cosa, però era un'attrice. A un certo punto arriviamo ad un provino, lei si toglie le scarpe e le calze perché voleva avere una radicalità col terreno, capisci? Con la gravitazione terrestre, anziché prendersi la parte e impararsela a memoria, tira fuori un sacco di juta, delle funi e inizia a fustigarsi la schiena. Dio santo le faccio, ma che cosa sta facendo? Non siamo mica al circo Togni. E lei, come se fosse posseduta dal demonio, mi risponde: molla, mi grottoschi, scendi su di me, dammi la forza, dammi la disciplina. Puoi capire, un imbarazzo totale. È proprio di questo di cui sto parlando, ma la responsabilità è tutta della direzione di Master Puppet. Sì, perché sono loro che ci danno questi cretini e pretendono pure che uno riesca a farli lavorare. Ma mica si può continuare così. Ma poi non chiamano neanche la donna delle pulizie a togliere la polvere, dai, non si può neanche più respirare. Ma tu prendi per esempio l'agenzia di Graffieri. Cazzo, lui è uno gagliardo, lui è uno che ci capisce, conosce i gusti della gente, pubblicitaria, le show, fiction. I teatranti manco li considera. Anzi, guarda, li chiama giusto per farsi portare la roba in tintoria. Almeno devono aver fatto una foto di qualche sitcom, però, perché altrimenti non li chiama proprio. Ma il teatro è morto. Invece Master and Puppet che cosa fanno? Danno solo a noi quelli di teatro. E i casi sono due. O sono dei deficienti patentati, non credo proprio, o lo fanno apposta. E sono in malafede e lì ci scommettere qualsiasi cifra, guarda. Anzi, sai una cosa, andrebbero puniti. Io ho paura di finire alla Caritas a dare i pasti. Alle volte penso di non saperlo fare questo mestiere. Senti, qualcuno dovrebbe punirli, capito? Colpirli dove gli fa più male. Se perdo il lavoro vado a dormire in camper. Io vorrei essere come lei, calma, la vedi? Io è sempre calma, in classifica. Calma, ti calma, qualcuno dovrebbe ribaltargli l'ufficio. E magari rubare i nominativi degli attori e venderli a un graffieri al posto di un cambio di un posto di scuderia e soldi veri, ecco quello che dovrebbe fare. Renna non c'entra un cazzo perché è solo un fottutissimo fortunato bastardo, te lo dico io. Prego? Cosa?
Stai pensando di rubare i nominativi degli attori? Ho detto questo? Questo hai detto. Scherzavo. Ah, scherzavo? Sì, scherzavo, che cazzo, sì. No, perché si va in galera per una cosa del genere. Senti, guarda che il governo delle larghe intese potrebbe anche concedere un'amnistia. Ma non cambiare discorso. Ma ci hai parlato? Ma Graffieri? Quanto? 2500 nominativo, più un posto in scuderia. Anche per me? Ah, è tutto e due. Solo che i nominativi vanno presi questa notte prima che vengano distribuiti domani. Vuoi rubare i nominativi stanotte? Non io. Li rubi tu. Come sarebbe a dire io? Ma per forza, scusa. Nessuno dà niente per niente. Allora, io ci metto le idee, quelle sarà pur vero che vagano nell'universo, ma bisogna saperle afferrare. Oltretutto apro i contratti con Graffieri, organizzo tutto, ma i nominativi li rubi tu. Ma perché io? Ma perché sei insospettabile? Ma scusa, in ufficio sono sempre quello che alza la voce, che si lamenta, sono l'unico iscritto ai sindacati, si sospetterebbe subito di me, matematico, quindi i nominativi li rubi tu. Senti, facciamo una cosa. Adesso ci rilassiamo. Poi me ne vado a mangiarmi una pizza da Bruno, mi bevo una birretta, mi alzo anche una mignotta periferica perché quella ci sta sempre, poi me ne vado a letto. Questa notte i nominativi vengono rubati. Domani la polizia viene da te, tu che cosa fai? Mi denunci? No. Poi la polizia viene da me, io che cosa faccio? Ti denuncio? No. E così ci siamo lavorati là. Ma io non sono un ladro. Senti, se non lo fai tu, lo dovrò fare io, capito? La gente mi beve. Mi chiedono di fare dei nomi di eventuali complici, io che cosa faccio? Faccio il tuo nome. Ma se io non ho fatto niente? Tu hai fatto tutto invece, è proprio qui che non capisci. Perché tu hai ascoltato il mio piano fin dall'inizio e non hai fatto niente per fermarmi. Ergo, sei complice. E come se c'entri? Quindi i nominativi li rubi tu. Ma perché mi fai questo? Perché così va la vita. Si chiama contingenza stale. L'hai letto il tuo oroscopo sull'internazionale questa mattina? Beh, dovevi farlo. Alla salute. Anni fa eravamo tutti socialisti e non poteva essere altrimenti. Eri affascinato da figure come Craxi o De Michelis perché loro avevano tutto, soldi, successo, fama, donne, tutto, e tu volevi essere come loro. Io sono fiera di aver fatto parte di quella generazione perché tutto era più chiaro, più nitido. Dovevi solo unire i puntini. Poi è arrivata Tangentopoli, la fine del sogno, la fine della favola, un po' la storia di Studio 54. Hai mai ascoltato le musicassette di Cristina D'Avena? I Muse non sono nulla in confronto. Vuoi fare l'alba nei locali notturni, divertirti? Beh, fallo, ma fallo ora, non farti affossare dal senso di colpa. Gli anni Ottanta mi hanno insegnato che la vita è vivere senza sensi di colpa, sì. È come se, non so, vi guardo e penso che alla vostra generazione manchi l'odore dello stantio, il piacere dell'oggetto, il puzzo dell'analogico. Sì, certo, avete la tecnologia, una gran bella cosa, potete scaricare musica da iTunes, potete chattare con chi sta dall'altra parte del mondo, bellissimo, ma la verità è che voi l'odore della fica non sapete nemmeno dove sta di casa. Michele, tu vuoi fare l'attore, no? Hai una personalità da vendere, una gran bella personalità, presenza scenica, una bella voce, però vedi, per sfondare ed essere qualcuno, ti manca un tocco di anni Ottanta. Cosa sono stati gli anni Ottanta? Rimpianti, sbronze, settimane bianche, HIV.
Ma sono stati anche arrivismo, soldi, successo, ambizione, sesso. E che cos'è la vita, Michele? L'ambizione, il successo, l'arrivismo, questo è la vita. La gente con cui stai adesso ha aperto da 2-3 anni. Non hai idea di che cosa siano gli anni 80, mentre io sì. E quindi io ti propongo di far tornare insieme io e te gli anni 80. Hai un contratto di fronte a te, c'è il tuo nome. Firmalo, perché vedi tutto quello che voglio. E farti sentire un re. Yalu. Giornata. No, tu ti metti alla voce. Ci sono i poliziotti che mi stanno facendo cenno da dare
Dove sono le mie boccette di lezzo? Io ero proprio di questa clava di non sarei andata dal dentista per mio il per te se te tenda da re io mangio poi den green bagna cao da cusciulin tu pina poco i puro e pure et cassunco boom la mattina non sono da io sdraiami si ma curso fa bebe ma scusa non mi scappa il piemontese quando sono contento ma tu non sai tu sei siete gente del sud non conoscete il piemontese allora ti canto questa festeggia con me Rita festeggia con me Rosabella dimmi sì io per sposa voglio te se Don Giacinto già lo sa che sposarci dovrà bra le comare notte di sì dilettano perché se Rosabella sposerà chi è primo in classifica. Variante, c'ho una sorpresina per te con quel cane che mi hai dato tu Matteo Pileggi, lo sai dove l'ho piazzato per 20 puntate nella sua opera del vedere e dove su Rai3 la rete dei comunisti no Variante, l'ho piazzato su Sky e per la regia di chi Frank Portarella della Ginestra ti dice qualcosa questo nome sul hai piazzato Portarella in quella pizza sì, questo mentre io vedo troppo te Garic che l'ho fatto forza Variante, hai sentito? Guarda qua, c'ho 5.000 euro nel portafoglio, un assegno firmato. Capisci, un contratto, prendi Portarella della Ginestra, reggi, guarda, ci è rimasto male, vai a prendere una burger di soia, vai! Bravo, complimenti, sei finalmente riuscito a scrivere un attore, bravo! Ma come vedi, abbiamo avuto un furto questa notte! Ah, non è stata la donna delle pulizie? No, avremmo avuto un po' meno polvere oggi! Sono cose che capitano! Hanno rubato tutto! I nominativi, i buchi e anche i contratti! E quando dico tutto, intendo anche qualcosa di più! Basta, io mi eclisso, questo è un inferno, trattare così la gente, ma per chi l'avete preso? Per un democristiano della prima repubblica, con gli occhi del cazzo! Lavori come i tempi della tratta degli schiavi ti fanno pure fare la figura dell'altro, ma fottetevi! Sai cosa ha fatto il maestro Leandro? Che si fotta? Ha piazzato un ragazzino Pileggi in una soppopera. Sul serio? Già, in prima serata, poliziotti di merda. Ma che cosa sono io? Assegno europeo? Ma andate in Parlamento a cercare ladra almeno! Ti rendi conto? Di che cosa? Ha piazzato un attore in una sop, sono contento, bravo, che cosa sarà mai? Amica del Bellato la si vive al terzo stadio, ma sono la Boldrini, scusa. E comunque chi è il regista? Ah, dunque, ha un nome da pizzettaro Connection Duisburgia, Frank Portarella della Ginestra. Sì, allora, praticamente alle 7:30... Senti, per favore, non ti mettere a fare il gioco per che spara i suoi ricordi alla colonna con me. Va bene, d'accordo, hai piazzato un attore in una sop, complimenti, bravo. Adesso va a fanculo. Io, madonna, hanno rubato i nominativi, adesso con chi cazzo lavoro, me lo dite voi. E cosa ti prega, scusa? Appunto. In che senso? Nel senso che, caro Marz, fino a prova contraria, tu non metti sotto contratto un attore, da quando Freddie Mercury era ancora il vocalista dei Queen e non aveva ancora contratto la Facebook, quindi proprio non capisco perché ti scaldi così. Lo sai che sei un grandissimo figlio di puttana? Cialtrone antipasso, quello più, sì. Ma che cosa credi? Che sei solo il primo in classifica in quella cosa di merda? E poi pensi di venire da me a insegnarmi da che parte si leggono i manga giapponesi? Ma vaffanculo! Eh no, mio caro, qualcuno ci vai tu e sai perché? Perché non ti degni di stare ad ascoltare un maestro di lavori di vita come Leandro che ha appena cucinato una produzione mettendo sotto contratto un cagnaccio come Matteo Pileggi. Spiegami un po' una cosa, come mai quando tu metti sotto contratto un attore cosa che capita ogni era della ciale? Entri qui dentro e cominci a farti la tua bella sfilata e a dire va vieni amico che ti insegno come si sfila una mutandina. Poi però, quando si tratta di un tuo collega che fa un lavoro migliore del tuo, si tratta di caso, fortuna o sfacciataggine del principiante. Voilà. È finito? No. Ti devo dire ancora una cosa. Non mi interessa quello che devi dire. Sei puffa, no? Davvero, io sono puffa. E tu chi credi di essere? Dai, sentiamo, Maradona magari. L'uomo per tutte le stagioni, ma smettila, ragazzi, la crezza solo perché Tino Carraro. Tuo padre era la gente di Tino Carraro. No, di Giulio Bosetti. E tu non rompere i coglioni, maestro del buco del culo, hai capito? Perché è la cosa di voi vecchi. Siete voi vecchi che avete rovinato noi della nuova generazione. Io ho visto, io ho esperienza. Ma andatevene a fanculo, va. Ma che cosa credi? Che io non possa fare questo mestiere perché non ho conosciuto Gassman? Oppure forse non sono andata a sorseggiare un Martin Dry in via Veneto con Rossella Falk, forse? Ma perché? Ma perché io devo scaldarmi per delle persone deficienti come voi che non sono neanche in grado di fare questo mestiere? Sapete che c'è? Io me ne vado a fare catechismo che mi diverto molto di più. E quanto a voi? Andatevene a fanculo, tutti! Anzi, questo qua va a fare catechismo, no? Lo insegna. Le ragazzini, come minimo, gli fa fare la fine di Woody Allen. Ma lasciam perdere. Ma poi sapesse che con Rossella Falk io ci ho pure avuto una storia d'amore negli anni 60. Si sarebbe sparato in testa, capisci? Comunque, è che ti sto dicendo. Porto quel ragazzino al provino. Non praticamente andiamo al provino alle 7:30, prima di una riunione di Renzi e del Partito Democratico. Gli ho fatto ragazzino infatti qualcosa a memoria, d'accordo? Lo sai, no Zanotti, la vecchia scuola. Sempre meglio che era un pezzo a memoria. Lui mi ha detto, sì, io a memoria, ciò. Che c'ho?
C'ho cosa? Cosa c'hai? C'ho una formula matematica. Cos'è che hai? Una formula matematica? Santa madre ragazzino, guarda che andiamo a fare il provino per la televisione, non andiamo a fare il provino al CERN. Ma non si sa mai la germinava, ma cosa stai dicendo? Imparati un pezzo a memoria di teatro. Ah, sì, di teatro, giusto. C'ho l'Otello. Cos'è che hai l'Otello? L'Otello è pure negro. No, queste cose non vanno bene. Imparti un pezzo fresco, un autore moderno, Shepard, Ma... Shepard, Ma no, non lo conosceva, non conosceva niente, era un ignorante. Ma cosa gli insegnano questi nelle scuole di recitazione? Nulla, era nulla totale. E poi gli ho detto, scusa, andiamo a fare un provino per la televisione, levati quel maglione, non stiamo andando a rapire Aldo Moro, scusa. Ma io sono un artista, cos'è che sei un artista? Cos'è che sei un artista? Cos'è che sei un artista? Ah, bella roba, gli ho stretto i coglioni, cos'è che ripeti? No, scusa, ok. Fatto sta che ci presentiamo al provino, c'era il regista che sembrava Adele Mora, un quintale di chewing gum masticato, una roba impossibile, con i paggi che gli grattavano i piedi, una roba che neanche... La residenza di Malindi di Briatore, guarda, ti giuro, Rick, una roba veramente imbarazzante, santa madre. Comunque, il provino lo fa poco di merda, ma non importa, tanto nella fiction più sei cane meglio è, però lui era veramente un abbaino totale. Allora io cosa faccio? Noto furbescamente che durante il provino il regista continuava a osservare il pacco del mio cliente. E comunque il mio cliente è uno fatto bene. Immaginati David Beckham, ma con meno problemi ortodontici. Proprio un bello biondo, sembra, capisci, no? Allora gli ho fatto, adesso vieni qua. Tu togliti la maglia, vai a fare il provino adesso. Perché sono riuscito a tenere un callback mettendo 100 euro nel taschino dell'aiuto regista. Allora fai il provino a petto nudo e il provino, ti garantisco, va da Dio. Solo che... per suggellare le firme sui contratti, il mio cliente avrebbe dovuto a tutti e due, capisci? E glielo faccio presente, lui non voleva. E per giunta aveva la fidanzata che era un'attrice. Ho detto, come va la carriera della tua fidanzata? Va bene, gira tutta l'Italia con la compagnia di Lavia. Ah, capisco. Allora come minimo sarà lo sboratoio di mezzo teatro italiano. No, non mi dire una cosa del genere. Si è messo a piangere. E si è messo a piangere, più si metteva a piangere, più avevo urgenza recitativa. L'ho umiliato. E poi gli ho detto, senti amico, io ho bisogno dei soldi dell'affitto, a Berlino non ci sono mai stato e voglio quella Fiat 500, d'accordo? Quindi, volente o nolente, è entrato a fare il provino, ha fatto quello che ho detto, dopo 40 minuti sono tutti usciti dagli uffici, chi più contento, chi meno, ma i contratti erano firmati. Sai che ti dico? Che cosa? Che tu sei il mio maestro. No, tu mi hai insegnato tutto, Leandro. Tutto dalla A alla Z. No, Rick, tu hai talento, Non fare il modesto. No, se ti ho insegnato qualcosa sono contento. Forza, Valiant, hai sentito com'è la situazione? Dammi i nomi degli attori che te li mando a Hollywood prima che Servillo ritiri la statuetta. Muoviti! Bravo! L'ho capito che hai fatto questo lavoro bene, l'ho capito. Adesso datti una calmata. Perché se no cosa fai? Sentiamo. Cosa fai? Mi licenzi? Mi sculacci? Forza, fa qualcosa, datti da fare, metti i soldi nell'ufficio! Tu l'ufficio potresti al massimo lucidarlo, non dirigerlo, sai perché? Perché sei una segretaria d'azienda del cazzo, questo sei, ma guarda che roba, non sai nulla della vita, la vita vera, andare a farsi il culo, a portare di persona gli attori a gente che è pregna di cocaina, che si divora lo show business peninsulare, per cosa? Per dare una parte a degli attori che definire cani e fare un'offesa a quelle povere bestiole, ma cosa perdo tempo con questo fa? Tu non sai niente, guarda, l'unica cosa che sai fare... l'indice sull'iPhone. Sì, lo sai che mi sembri, lo sai che mi ricordi. Mi ricordi di Battista dei 5 Stelle. Vattene, va, sparisci, vai in faccia. Ma guarda che gente. No, aspetta un attimo, Leandro. Che c'è? C'è mica che lì. Chi è? È uno che mi sono lavorato ieri sera al bar. In pratica gli ho spacciato come tournée nazionale un laboratorio di recitazione. Te l'ho detto, sei un genio. Sì, però perché sta qui? Ma devi andarci il culo. No. Sì. Tu adesso mi leggi il gioco. Allora, il ragazzino è talmente ignorante di teatro che non ha proprio idea nemmeno di che cosa significhi stare su un palco, chiaro? Quindi figurati se sa la storia del teatro, quindi adesso tu sei Romolo Valli. Ma è morto da 30 anni. Appunto! Allora, ragione insieme a me. Supponiamo che il ragazzino mi porta davanti a un avvocato. Cosa si direbbe di lui se affermasse che ha parlato con un uomo morto da 30 anni? Tu sei un visionario. No, non sono un visionario, sono un genio del male. Lo so. La verità. Quindi adesso tu dammi retta. D'accordo, ci provo. Maestro, 30 date nelle migliori piazze per Berretto Assonani in tutta Italia. Devo ringraziarla perché siamo riusciti a piazzare questa tournée solo per lei. Grazie. No, sono io che ringrazio voi perché siete senza ombra di dubbio la migliore agenzia di questo paese. Grazie a voi. No, siamo noi che dobbiamo ringraziarla perché se siamo la migliore agenzia di questo paese è solo grazie a lei. Anzi, posso darti del tu. Mi dia del voi. Giusto. Rick, scusami, io ti devo parlare urgente. Non posso. Guarda, anzi, 5 minuti, dammi 5 minuti perché sono un attimo impegnato. Maestro, ne approfitto.
Ti presento Michele. È un giovane appena entrato nella nostra agenzia. Così giovane nella nostra agenzia, ma c'è ancora la fontanella aperta. Lo so, è molto giovane, però vedi, maestro, sei di fronte al nuovo Gatsman, altro che X Factor. Michele, sai chi è questo? Questa luce, perché emana luce, come si muove? Lui è Romolo Valli, il genio della scena. Ragazzino, ringrazio di essere capitato nell'agenzia di Rick. Lui sa cosa fare per portarvi al successo. Rick, hai detto qua, ragazzino, chi è passato sotto la tua ala? Chi è passato sotto? Ma come dire, finge di fare il modesto. Di al ragazzino come hai portato al successo gente come Paolo Stoppa, Rina Morelli. Beh, la pensa che Salvo Randone non sapeva neanche pronunciare un dittongo. No. Gliel'ha insegnato Rick. Ma questi attori sono morti da anni. Chi è morto da anni? Paolo Stoppa, Rina Morelli sono morti da anni. Adesso chiediamo, sono morti da anni? Vedi? Non sono morti da anni, sono vivi. Tu dai per morti attori con i quali ci porti a casa ancora degli ottimi contratti, ma se ti sentissero si sarebbero già toccati i coglioni a doppia mandata. Ma cosa fai? Porti sfiga, eh? Porti sfiga. Ma sei sicuro che questo ne abbia di talento? Non conosce nulla, non sa niente. Ma forse io lo sbatterei a farsi un po' di gavetta in un campo militare. Giusto, maestro, ma non ti preoccupare perché te lo catechizzo io, il ragazzino. Te lo faccio diventare un manuale di storia del teatro, roba che Silvio D'Amico gli può annodare la trama. Voglio sperarlo, perché non mi va di avere la stessa agenzia con un ignorante pariolino viziato. Ragazzo, devi darti una sveglia, d'accordo? Se vuoi fare teatro, cosa credi? Che Carmelo Bene sia diventato Carmelo Bene girandosi i pollici tutto il giorno? No, no, no! Ha ascoltato i consigli dei suoi docenti d'accademia, di chi ne sapeva più di lui. Solo così è diventato Carmelo Bene. Carmelo Bene è stato espulso da... Carmelo Bene ha fatto quello che ho detto io, d'accordo? E tu non replichi! Mai! Mai nella tua vita! Ma guarda che roba, questo giovanilismo a tutti i costi! Dove ce l'hai la tessera del PD, eh? Sei uno che ha votato Renzi! Ma guarda che disgrazia questi giovani... Vaffanculo, va! Il teatro è sofferenza, è verità, è cilicio, senso di colpa! Non si fa con la stretta di mano, con l'aperitivo a San Lorenzo il teatro! Sveglia! Ma la roba da matti, ragazzino, dammi retta, porta il tuo culo lontano da qua. Non eri andato a fare catechismo? Mi piacerebbe, ho dimenticato il suo abito, ma l'ho trovato dall'altra parte. Senti, ragazzino, io non so chi tu sia, ma so di che cosa hai bisogno. Tu hai bisogno di gente seria, capito? E io qua non ne vedo, quindi tu prenditi questo biglietto. Ti è? Prendi questo biglietto, c'è il mio numero di telefono, mi chiama quando vuoi, notte, giorno, tranquillo, tanto ti rispondo, eh. Aspetta la tua chiamata. Quanto a voi? Andate a fanculo di nuovo. Rick, ma chi era quello? Quello lo devi lasciar perdere, chiaro. Lavorava qui 3 anni fa. Abbiamo trovato del materiale pedopornografico nel suo computer, quindi lo devi proprio lasciar perdere. Comunque, Michele, perché sei qui? Senti, Rick, io ti devo parlare. Non posso, guarda, stavo giusto uscendo, sei capitato nel momento sbagliato. No, Rick, è urgentissimo. Lo so, ma non posso, perché vedi, mi hanno chiamato dal Sistina, un ragazzo che deve fare un callback, quindi io devo immediatamente andare da lui, perché vedi... Hanno trovato un testo di Pietro Garinei, è nuovissimo, pensa, si parla di una tournée incredibile, roba con Massimo Ranieri, ma robe, ma tu proprio non puoi nemmeno immaginare. Rick, mia madre dice che devo annullare il contratto. Ma tua madre va rassicurata come tutte le madri, Michele, lo sai, ne abbiamo già parlato, ci vediamo settimana prossima. Dice che devo terminare gli studi, se mi devo togliere di testa la tournée. La tournée, ho capito, Michele, ma ti ripeto, tua madre va rassicurata, noi prendiamo appuntamento per la settimana prossima e mettiamo tutto. No, Rick, mia madre ha chiamato l'avvocato. Ha chiamato l'avvocato? Sì, Rick, guarda, mi dispiace, ha chiamato l'avvocato. Dobbiamo annullare il contratto entro 3 giorni. Va bene, Michele. Michele, calmati. Stammi a sentire. Il tuo contratto non è stato né depositato né registrato, quindi tu per la produzione non esisti. Non sei mai stato scritturato, chiaro? Ah, quindi non è stato... No, non è partito ancora niente, quindi adesso tu ti puoi tranquillizzare. Anzi... Adesso sai che facciamo? Io chiamo al Sistina e dico che vado dopo, però io e te andiamo al bar e parliamo un po' di te, Michele, eh? Guardiamoci negli occhi, perché vedi, mi interessi tu, a me interessi. Sì, perché mia madre dice che... Tua madre dice che ho capito, ma vedi, il punto è, la vita di chi è? È tua, giusto? Quindi perché la vuoi sbattere nella cantina della rendevolezza? Tu vuoi fare l'attore, fai! Renda, preparati, la polizia vuole parlare con te. La polizia? Che è successo? Abbiamo avuto un furto, hanno rubato tutto. Nominativi, book e anche i contratti. Hanno rubato i contratti? Sì, è stato un disastro. Sì, lo stavo appunto dicendo al mio cliente, al signor Lindor. Quindi hanno rubato i contratti? Lindor? Sì. Michele Lindor. Ah, ma lei, signor Lindor, è fortunatissimo perché il suo contratto non è stato affatto rubato. Anzi, mi hanno confermato questa mattina dalla produzione che lei è stato scritturato.
per fare l'istruttoria, sì, è una tournée di grande livello, non se ne vedono tali oggigiorno. Complimenti. Quindi sono stato scritturato? No, non che io sappia. Sì, posso farle vedere le carte firmate nell'ufficio. Io sono rovinato. Rick, mi dispiace veramente, scusami. Mi dispiace, io devo andare. Perdonami. Tu sei un idiota. Un microcefalo. Chiaro? Tu dimmi... Non avevi capito niente di quello che stava succedendo, vero Variante? Perché tu qui in ufficio che fai? Guardi il nulla! Tu non capisci mai niente, tu non vedi mai niente, tu non senti mai niente, però guarda caso, quando si tratta di fregare un tuo collega che fa un lavoro migliore del tuo, che fai? Intervieni, bravo, complimenti. Tu mi hai appena fatto scappare un cliente, per quale motivo? Perché non sai stare zitto. Ma il vero problema, sai qual è? È che tu, se stai qui dentro a dirigere l'ufficio solo perché sei un raccomandato, pensi che nessuno lo sappia, Master in Puppet ti hanno messo qui perché sei il figlio dei loro migliori amici, di quel politicante schifoso, per questo sei qui dentro. Tu questo lavoro non lo sai fare, tu non sai fare niente. Sai che significa andare in giro a portare ragazzini che non sanno mettere di seguito un soggetto, un predicato e un complemento, che non sanno leggere, che non sanno scrivere, fanno la X al posto della firma, lo sai che cosa significa? Ma non c'è un cazzo. Non vuoi dire niente adesso? Eh? Stai zitto. Interessante. Sai che ti dico? Io ora vado dai poliziotti e mi invento che i nominativi li hai rubati tu. E la prossima volta che mi incontri, la prossima volta che ci incrociamo anche solo al bar, fidati di me. Voltati dall'altra parte, evita di parlare, perché se sento un solo fiato uscire da quella bocca, io ti giuro che ti spacco la faccia. Oh. Mi è sembrato di vedere una testa di cazzo. Bravo. Complimenti, John. Bel lavoro. Certo, sì. Non usare un tono di supponenza con me. Non ti vergogni? Se non sai come sta andando la situazione in ufficio, prendi via dei condotti e vatti a leggere il tempo. Sicuro? Sicuro, sì, John, sicuro, sicuro. Ti rendi conto, no, che noi dipendiamo da te? Dagli attori che tu ci propini? Se tu ci propini la merda, come spesso fai, noi ci facciamo la reputazione di gente che ha nella scuderia solamente attori da parrocchia, questo non ti è chiaro? Tu ora hai rovinato un onesto lavoratore, perché? Perché non sapevi come stava andando la situazione. Questo hai fatto. Ti entra in quella maledetta testolina o no? E poi un'altra cosa, John. Se ci devi rovinare, ti devi inventare una cazzata per rovinarci. Inventatela meglio. Oppure, silenzio. Guarda che schifo. Scusa, come sai che me la sono inventata? Questa non è mia. Come sai che mi sono inventato una cazzata? Cosa? Hai appena finito di dire, se devi inventarti una cazzata, inventatela meglio. Come sai che me la sono inventata? Ma di che parli? Ho detto quel ragazzino lì all'Indoor, che è stato scritturato. E allora non è stato scritturato? No. Io quotidianamente deposito tutti i contratti prima di chiudere l'ufficio e andarmene a casa. Ieri, per la prima volta, lascio un contratto sulla mia scrivania. Nessuno lo sa, ma tu sì, me la spieghi questa cosa?
Vuoi parlare con me o parliamo con la polizia? Sì. No, perché c'è di mezzo il mio lavoro qui! Sei stato tu? Sì. Gli hai preso tu i nominativi? Sì, sì. A chi hai dato i nominativi? Vuoi parlare ancora con me? Forse non ti denuncio. Oppure vado di là e parlo con i poliziotti. Ci penseranno in direzione a farti marciare in galera. Ti do 3 secondi. 30. 1. 2. Non aspettare. A quanto? Diciamo questo non mi importa. A quanto li hai venduti? 2500. Più 5000 da dividere. Da dividere con chi? Io non ti prego. Con chi dovevi dividere quei soldi? John, però l'idea è stata sua. Secondo me lui... John, aspetta, John. Cosa ci guadagni? John, ti prego, parliamone tra noi. Io non sono un ladro. Io ho dovuto fare questa cosa per colpa vostra, perché voi mi avete messo con la canna al gas. Io sono uno che sa fare questo mestiere, John, intanto i soldi sono tuoi, tutti. Vieni qua, cosa ci guadagni? Non c'è niente di interessante, vieni qua. Io sai cosa ho pensato, John. Chi è che ha dentro qua? John. Con chi lavorerei io? Con John. Sì, perché John è giovane, John ha talento. Adesso vuoi prendere questa tutta merda. John, vieni qua, io mi sento di nuovo un leone. Io sono tornato a macinare attori. John, mettiamoci insieme, facciamo squadra. Se noi facciamo squadra, io sono sicuro, John, che tutti gli attori migliori del panorama nazionale torneranno da noi sotto la nostra scuderia. Noi sfondiamo. John, mettiamoci insieme, io ti trasformo questa merda d'ufficio nel palazzo del sultanato del Brunei, John. Io continuo a macinare attori. Frank Portarella della Ginestra è un grandissimo... Frank Portarella, sì. Ha avuto un esaurimento nervoso 10 anni fa, nessuno produce più le sue cose da anni ormai. Ma ogni tanto si inventa qualche provino posticcio per scaricare il coglione di qualche ragazzino che ci crede ancora. Non hai niente fra le mani. Trovi un assegno, un contratto. Ah, davvero? E ti ci puoi pulire il culo con quell'assegno. Perché Frank Portarella è un nullatenente, è un barbone. John! Mi stai prendendo in giro? No. John, aspetta! Non vuoi perché? Perché mi stai sui coglioni. John!
La notte è più dura, si vive peggio. Per chi fino alle 11 recita con puntiglio. Recita con puntiglio. Taglia questo. La notte è più dura, si vive peggio, per chi fino alle 11 recita con puntiglio. La platea è vuota, la città è indifferente, tu ti senti un deficiente. Non esiste pubblico, non c'è casino, la folla non si sbraccia davanti al botteghino. Tra attori non famosi ci conosciamo tutti. Alcuni sono drogati, altri sono collusi. Gli attori non famosi ci provano ogni giorno, contattano castisti, ci ruotano intorno. Gli attori non famosi bevono di brutto, consultano psicologi e si lamentano di tutto. E non esiste diavolo che li possa consolare. Essere riconosciuti è una questione essenziale. Gli attori non famosi fanno lavori differenti, arrancano, faticano, vivono di stenti, giornalisti, autisti, camerieri, operai. Gli attori non famosi sono sempre nei guai. La famiglia rendi conto, inizia a fartelo pesare, vuol vedere i risultati oppure smette di pagare. Gli attori non famosi non sanno cosa dire, si sentono inferiori, vorrebbero sparire, li vedi nei bar. Si rollano il drum, si bevono il drum, la loro carriera non fa boom. Nessuno li saluta, nessuno li caga. Tutto questo è umiliante quanto una sega a Praga. Questo è abbastanza umiliante, Zanotti. Gli attori non famosi hanno capito tutto. Leccare sempre il culo, accettare di tutto. Fare il pubblico a Forum, gli amici di Maria, figurazioni nel fiction, fiati, a doppiaggio, via. Sperare che un giorno Ronconi li chiami, gli dica dai fratello, tu sei il divo di domani. Gli attori non famosi chiamano gli amici, venitemi a vedere, veniteci anche in bici. Di solito salute, chi viene è salute due volte, è anche un attore. Se ti va male in scena, lui gode per ore, seduto su una sedia, ti vuole giudicare. Ti gufa pure contro e il biglietto non lo vuole pagare. Eppure questo è il mondo, questa è la vita. Nessuno qui tra noi, nemmeno gli juventini, hanno la coscienza pulita. Grazie a te.